insediamento alla Casa Bianca. Sì. Esatto. Ah, so. Più o meno. Oh, quindi posso leggere quello che avete preparato? No, più che altro da dove venite, le vostre affezioni, sì. Cosa è per voi partecipare a questa seconda edizione? Sì, prima, scusate, prima faccio solo una precisazione doverosa, perché Apro e Pagliari fanno parte della sezione parodi della Aristocomic Selfie. Come è già stato detto prima, ci saranno due sezioni, ovvero sei comici che si sfideranno per la sezione comic, cabaret, diciamo, della sezione Aristocomic Selfie, e poi ci saranno tre sfidanti che si sfideranno, che duelleranno sulle parodi, quindi hanno fatto delle vere e proprie parodie di canzoni. Quindi io direi, a questo punto, abbiamo iniziato con Apro e Pagliari, che fanno parte della sezione parodi, presenterei poi dopo di loro, esatto, gli altri due componenti della parodi e poi i comici. Allora, prego. Allora, se noi veniamo da Cava del Tirreno, in provincia di Salerno, abbiamo un attimo bloccato Cava per girare la parodia che presenteremo domani qui. Infatti ringraziamo anche tutti i nostri concittadini che per un giorno hanno voluto passeggiare nella loro città. Quindi aggiungi qualcosa. Va bene così, presidente. Fantastico, lui è l'uomo immagine. Sì, esatto, lui è l'uomo che immagina, non dice niente. Sì. Grazie allora ragazzi. Non diciamo che non svegliamo ancora un evento. Sì, se non sapete dove si trova, ve lo dico io, si trova in Serie A. Incredibile, da ieri che mi fa stava viva per l'evento in Serie A. No, lo sai perché ci stanno guardando, quindi questa cosa. No, ma forza per l'evento. Forza per l'evento a te in famiglia, e ho 25 anni, non mi trovo ancora, però faccio di peggio, perché insomma sono qui a partecipare. Beh, Emilio sembrava di sì, però. Come se del comico, quindi è una cosa è proprio pazza. Vorrei dire, sul palco c'è Ricciolino, sì, e poi Cosimo. Esatto. E poi Ricciolino. Sono sempre infatti. No, ma non è di fatto un nome, io di nome vedo. Ma puoi essere Cosimo, Ricciolino, Riccio? Non sei che mentre lo ero da bambino. Quindi se ti vuoi comandare all'esterno. No, 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 no. Metto qua. E come nasci? Come nasci? Come nasco? Sono stato concepito. Dai, lo sapevo, no, però. No, scusa. Sono stato concepito su di una sala prove, quindi ascolto musica già prima di nascere. Allora, quali sono le tue ambizioni, Cosimo? Allora, le ambizioni è presentare il Festival di Sanremo. Esatto! No, veramente, presentare uno spettacolo di varietà in prima serata. Il mio spettacolo di varietà, allora, ti una cosa che dico. Noi te lo auguriamo, perché qua Aristocomic Comic Selfie serve anche a far nascere, a scoprire, a far nascere nuovi talenti. Allora ti diamo un grande bocca al lupo per la finale di domani sera, a cui ci farà divertire molto. Vai Ricciolino! Liscio! 20-21 anni, da Formia, latina. Sì. Per te è il secondo anno, sì, è il secondo anno. Quest'anno è... siamo ancora più carichi e penso che tutto il gruppo è molto più affiatato, e anche i tecnici, tutti quanti. È un'esperienza bellissima, secondo me. Molto bello. Poi arrivare a domani. Scusa, no, cioè, io con te l'anno scorso, Edoardo! Sì, Angelia, che Edoardo, comunque è un po'. Anche trovare Roberto è stato veramente. Si confonde, ragazzi. Sì, Gloria e anche Angelia. Allora ragazzi, siete emozionati per domani sera, anche se l'anno scorso già ti sei esibito, però è sempre un'emozione unica. Quest'anno è compagno di però lui. Sì, con la palla. Quest'anno è compagno di cantare su un palco dove si canta. Cioè, noi facciamo le parodie e cantare su un palco dove si cantano le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, è un po' difficile. Magari anche la vostra canzone di domani sera passerà alla storia, la vostra parodia. Grande bocca al lupo, un bel risalto, Cristian Rea, ci vediamo domani. Grazie, Graziella, e grazie. 19 anni da Ragusa. Abbiamo sbagliato il cognome per due mesi. Guarda, c'erano i nostri genitori, così diglielo, però. Che stai, abbiamo parlato. Comunque sono quelli che hanno preso più voti nella sezione online delle fasi. E ringraziamo la Sicilia, soprattutto anche la nostra città, che tra l'altro quando ci incontravano anche persone che di solito non ci considerano ogni giorno, ci dicevano io vi ho votato, però se la strada poi me la potete sistemare, c'è cioè, sesta cosa, che ci sono gli amici. È un attimo, passare da comici in politica è un attimo. Bene, abbiamo un messaggio. No, io voglio tenere il bastone, ce lo faccio anche io di mestiere, non c'ho niente. Che tipo di bastone? Adesso sì. Adesso sì, questa è la risposta. Benissimo, i presupposti ci sono tutti per una gran serata. Una cosa possiamo ringraziare i nostri genitori e
belli, di quanti bello l'Ariston, mamma, però le arancine mi mandano le arancine. Non state andando in guerra, ragazzi. Mandamele quando cioè, un saluto, Will Make Italia Great Again. Sono stati più lunghi di... No, vabbè, la squalifica di Cicco. Allora, e viva le arancine! Un applauso di... Come non senza niente? Ma... Se non mi insegni niente, però quando sto con Riccardo Rocciante, allora tu hai 23 anni. Quanti? Magari 33 anni da Brindisi. Come mai qua? Il microfono qui. Eccolo, mamma, quanti siete? Allora, no, io ce l'ho 33 anni. Grazie. Io devo tenere? Sì. Solo l'aster. No, grazie. Queste cose sono esatto, mi raccomando. Quando vado in vacanze, poi me le faccio ancora, faccio l'unico scemo e faccio ancora le foto. Sì, ma non è radio casa mia. Parla. Come mai sei qua? Racconta le tue emozioni. Io qua non voglio venire, c'ho l'amico mio, ecco, che mi hanno votato per scherzo, mi hanno condiviso, non sto scherzando, per scherzo. Poi arrivata l'email, complimenti, hai vinto. 320 euro di euro, che il d'Italia, nel tuo scherzo è vero, quando lo compro. Lo spariti. E niente, io ripeto, sto qua perché comunque mi piace, fondamentalmente nasco, cioè mi piacerebbe fare il pagliaccio, non il scemo. E quindi tra l'altro sono uno di quelli che ha pagato per essere qui. E io il mio sogno da grande è diventare il compagno di Mary. Compagno di Mary? Sì, compagno. Senti, ma dalle prime prove, anche hai potuto fare le prime prove questa mattina, che cosa ti aspetti dalla serata di domani sera? Spero un pubblico giovane, perché con tutte le parole ci ho detto, il pubblico anziano va come caca. Benissimo, bene, ma niente, è la chiusa perfetta, allora ringraziamo Giuseppe. Grazie, Giuseppe, grazie. Gioco e alla fine quindi quando mi sono ritrovato qua è stata un'esperienza bellissima. Poi alla fine mia mamma diceva tutti quanti si vogliono lavorare, ma tuo figlio la sa, lui canta, e poi ho spiegato che è nato proprio per farmi divertire, è una cosa bellissima, spero. Ma a volte giocando possono nascere i sogni migliori. Allora facciamo un grande bocca al lupo domani sera al nostro campionio. Grazie Marco! Buonasera, mi sentite da Torino? Ma tu sei il Torino né o il Torino? Ah no, lui è proprio Miracolo! Sono il Torino e volendo Torino, cioè torinese proprio. Ah, bello, ok. Ha capito, viatore, imitatore, sì, e farà una performance, una sorpresa. Hai già fatto alcune cose sul web? Sì, una mia pagina Facebook. Sentite, una mia pagina Facebook, inserisco i miei video, parodie, insomma, dove ci sono imitazioni, che altro. Beh, non essere mai così felice. No, infatti, c'è l'entusiasmo, c'è la presentazione. Sì, molto commovente a doppiatore. Sì, sì, va bene. Al mio segnale è scatenato l'inferno. Che sarà il tuo motto per domani sera, ovviamente. Maurizio! Maurizio Di Girolamo, domani sera sul palco di Maurizio. Esposito, benvenuto. Lei ha detto che vuole essere pronunciata Mary Esposito. Esposito. Facciamolo sentire questa volta. Dai, fallo sentire. Esposito. Ma fallo anche vedere. In Alta Italia c'è stato un errore, addirittura stavo arrivando in Francia, quindi una volta che sono arrivato in Alta Italia, portiamolo un po' di Napoli. No, Esposito. Maria, io sono veramente contenta, lo dirò all'infinito, di essere qui, perché ancora non ci credo, io sto ancora in fase di realizzazione. Come ha detto prima Marco, innanzitutto chiedo scusa a tutti i miei amici perché li ho martellati, votati. A parte questo, quando poi ho detto che sarei venuta qui, la telefonata più bella me l'ha fatta un attore, nonché un amico mio, e mi fa, ma perché ci scritto una canzone? Ho detto no, non ho scritto nessuna canzone, perché sono un'attrice teatrale, quindi continuo a restare un'attrice teatrale. Cosa ti aspetti da domani sera? Mi aspetto tante emozioni, come quelle che sto vivendo adesso. Grazie. Un applauso per Esposito, domani sera anche lei, insomma, un'altra presenza femminile sul palco dell'Ariston. Eccoci, io lo farei vedere. Veronica Maria Genovese. Genovese, grande, ama di Roma, perché
Allora, sono io, mi chiamo Veronica, sono verace, spero di non essere una cozza, e detto ciò, sto qua, sono straelettrica. Ah, la vediamo dai capelli, sì. Però, Veronica. Eh sì, io ogni mattina, capito, accendo proprio la presa, e si vede, io mi vedo. No, noi ti vediamo fin troppo bene. Queste non ci stanno, l'ho sempre lasciate sul comodino. E va bene, io sono felicissima di essere qui, ho praticamente messo KO tutta la mia famiglia, siamo 8 persone, immaginate io per fare i video, cioè sbarcare casa, non ve lo sto più a dire. Da loro poi ringrazio la mia coach di teatro e cinema che mi ha incentivato a scrivere. Io sono felicissima infatti di poter essere qui con tutta Veronica proprio, in tutta la mia verità. E grazie a tutti, sono felice. Vuoi salutare anche tuo zio Salvatore, non lo so. No, non sì che si chiamo Salvatore, zio Michele, zia Serena, belli, ciao a tutti. Ciao a tutti. Com'è la sensazione di essere catapultata da dei video, da una selezione di video web a un palco così importante per un'attrice, un palco così importante? Com'è la storia? Allora, la sensazione di essere più asciutta. Dice magari, nel senso no, non so dimagrita, però nel senso di asciugare poi, no? Quindi non fare tutto macroscopico, ma asciugare. No, speriamo che mi dimagrisco molto. No, ma allora, carina, no? Parlo anche un po' con il patrono, ci sto tutto l'anno, si asciuga così tanto, speriamo. Un paio di salute. Esatto. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. E abbiamo che dice di noi, a noi fa particolarmente piacere essere parte da sponsor di questa manifestazione, perché è un evento innovativo, è un evento giovane, è un evento dinamico e qua si sente davvero uno spirito che rinnova l'immagine, come dire, di questo teatro tradizionale, spettacolare, fondamentale della storia della musica italiana, e rinnova anche l'immagine dell'evento come saremo. Quindi insomma siamo tutti quanti qui uniti per rilanciare con nuovi eventi, e questo è il nostro intento. Quindi Daniela, largo ai giovani e largo al divertimento. Largo ai giovani e al divertimento, domani sera sarà sicuramente una serata bellissima e divertente. Grazie. Allora ringraziamo.